Per 20 minuti il Napoli è stato letteralmente chiuso in difesa. Brighel, Di Gennaro, Sacchetti hanno bloccato le fonti del gioco ospite, costruendo un'azione offensiva continua e massiccia. L'ex Garella ha sofferto in più di un'occasione. La rete arriva su un'azione combinata Ferroni-Sacchetti. Il tiro del centrocampista mette assieme potenza e precisione. Alla mezz'ora, la prima di una lunga serie di contestazioni. Maradona realizza su punizione, ma l'arbitro non avrebbe fischiato. Bianchi parla di situazioni strane. Se dovessi dire quello che penso, non farei più l'allenatore, ma mi sembra giusto accettare questi momenti. Il calcio è fatto così, e qualche volta anche queste situazioni abbastanza strane bisogna accettarlo, anche se chiaramente ognuno di noi può pensarle in una maniera diversa. Nella ripresa il Verona trova subito il raddoppio, Renica aggancia in area Galderisi. Il rigore viene trasformato dallo stesso centravanti, giunto oggi alla 100ª presenza in Serie A. Ma la gioia dei padroni di casa è di breve durata. C'è un calcio di punizione, un fallo forse su Bagni, le immagini sono confuse. È un altro rigore contestato e trasformato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato da un calcio da fermo. C'è un caos in aria. Ferrari rimette al centro con un pallonetto e la nuca dell'argentino beffa Giuliani in uscita. La partita a questo punto si incattivisce, c'è qualche fallo di troppo e Verza paga per tutti, finendo anzitempo negli spogliatoi al termine di una confusa azione in area. Bagnoli, che resterà a Verona per altri 2 anni, negli spogliatoi, al microfono di Sergio Tazzer, non nasconde la sua amarezza. Se vincevamo oggi, noi avevamo qualche possibilità ancora di agganciarsi alla Coppa, di entrare nella Coppa UEFA. Adesso non l'abbiamo più, forse.